Sarà un Guido Biondi vestito a festa quello che ospiterà questa sera la sfida fra la Virtus Lanciano ed il Bari. Una gara di prestigio per i rossoneri pronti a fare lo sgambetto alla corazzata di Mangia, che non ha però iniziato la stagione nel modo migliore. I galletti biancorossi contano infatti un solo punto di vantaggio sui ragazzi di D'Aversa, che punteranno sull'orgoglio e sul calore dei propri tifosi. Per la sfida con i pugliesi, che saranno seguiti al Biondi da oltre 1300 tifosi, D'Aversa non potrà contare sugli infortunati Amente e Ferrario. In difesa tornerà al centro dal primo minuto Antonio Aquilanti, che agirà al fianco di Trest. A centrocampo la sorpresa potrebbe essere rappresentata dall'impiego di Bacinovic del primo minuto. In attacco tornerà disponibile dopo la riduzione della squalifica Thiam, che agirà sulla destra con Cerri punta centrale e Gatto sul versante opposto. Piccolo e Paghera, non al meglio della condizione fisica, andranno in panchina pronti ad entrare in caso di necessità. Nel 4-3-3 di Mangia spicca l'impiego del polacco Wolski in attacco con Caputo e Stefanovic. Virtus Lanciano-Bari sarà diretta da Melchiori di Ferrara. Sugli spalti si annunciano oltre 4.500 spettatori.